In una nota diffusa pochi minuti dopo la conclusione dell'incontro tra l'ANCI e il Presidente del Consiglio, Mario Conte, unico primo cittadino veneto in delegazione, definisce naufragata la linea dei cosiddetti sindaci ribelli, quelli che rifiutano di applicare il decreto sicurezza. Incontro assolutamente positivo, il clima di tensione che si era manifestato negli ultimi tempi è stato completamente controllato, sono state portate alcune proposte al Premier Conte, ma la cosa positiva è che questo governo su alcuni punti, 3 su 4 in particolare, sta già lavorando per portare ulteriori miglioramenti a questo decreto Salvini, che alla fine abbiamo capito tutti essere positivo e con dei benefici nei nostri territori importanti. L'Associazione dei Comuni ha dunque messo sul tavolo delle controproposte per aggiustare alcuni aspetti ritenuti problematici della nuova legge: mantenimento dell'accesso allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello per profughi, per i soggetti vulnerabili, l'applicazione di modalità uniformi per la presa in carico da parte delle ASL dei richiedenti asilo e il diritto a conoscere le persone presenti nei centri di accoglienza. Dall'incontro è uscito soddisfatto anche il Premier Giuseppe Conte. Direi che il clima, per quanto ci riguarda, è stato molto proficuo e alcune di quelle che erano state rappresentate anche un po' enfaticamente come criticità applicative sono state già chiarite all'esito di questo primo incontro con la delegazione ANCI. Secondo il sindaco di Treviso, durante il vertice si è anzi constatato ancora una volta come il decreto sicurezza a firma del ministro dell'interno Salvini rappresenti il passaggio determinante per risolvere definitivamente il nodo immigrazione. Non si può ragionare esclusivamente sul decreto Salvini senza tener conto del grande lavoro che il ministro sta facendo anche da un punto di vista di dialogo e confronto con l'Europa per quanto riguarda il tema degli sbarchi, quindi un appuntamento positivo che vedrà delle note assolutamente importanti a miglioramento di questo decreto.